Allora, Luca Battanella, segretario provinciale dell'UGL, che ci parlerà comunque delle collusioni mafiose, delle mafie e il mondo del lavoro, diciamo comunque un borderline, come si può attuare comunque una protezione e una prevenzione. Grazie, intanto vi porto il saluto dell'Unione Generale del Lavoro. Noi come sindacato, questo periodo particolare, questa, la crisi che attanaglia il nostro paese e tutta l'Europa, siamo molto preoccupati perché laddove c'è crisi ci sono molto spesso aziende in difficoltà, quindi perdita di posti di lavoro, e quando va bene c'è soltanto, grazie alla cassa integrazione, una perdita d'acquisto da parte delle famiglie e quindi una limitata capacità d'acquisto. Questi sono momenti in cui la criminalità organizzata ha un po' di terreno fertile, perché provetti manager si presentano e cercano di intervenire in aiuto di aziende e società, intervengono cercando addirittura a volte di rilevare queste società con il compito di rilanciarle. Un singolare è stata tra la fine degli anni 80-90 una intercettazione di un noto mafioso insediato nella zona di Orbassano, che dava decise e dirette disposizioni di cercare di rilevare le aziende e per fare che cosa? Dei grossi acquisti quantitativi di ordini che poi non venivano puntualmente pagati ai fornitori, tanto questi erano abituati ai pagamenti molto lunghi e protestavano in maniera comunque abbastanza tranquilla, perché il procedimento giudiziario in quel caso è molto lento, ma assolutamente bisognava pagare i dipendenti e gli operai, perché se questi non venivano pagati ovviamente si sarebbero rivolti al sindacato, e il sindacato in quel caso avrebbe ovviamente fatto di tutto e smosso in tutti i modi l'opinione pubblica e gli enti interessati, e quindi si capisce che avrebbero effettuato una pubblicità non gradita ai mafiosi. Quindi da qui si evince che la società è composta da tante facce, tanti aspetti, ognuna è importante per la lotta alla mafia. Anche i sindacati fanno ovviamente la loro parte nel controllo della regolarità nel mondo del lavoro. Abbiamo a che fare oggi sul territorio di molta criminalità organizzata, chiamate mafie, oggi hanno varie nomi, hanno 'Ndrangheta, Cosa Nostra, la Stidda e quant'altro. Abbiamo anche mafie straniere, perché non siamo esenti, non abbiamo gli anticorpi purtroppo per le mafie straniere. Queste portano nella nostra economia abbondanti somme di denaro. Abbiamo ascoltato prima, ci sono ingenti quantitativi di denaro che entrano nel mercato del lavoro, entrano nelle aziende, provocano ovviamente un mercato drogato, dove si crea sicuramente una concorrenza sleale. Noi eravamo contrari anche ad esempio allo scudo fiscale, noi abbiamo permesso grossi quantitativi di denaro che entrassero di nuovo in Italia pagando il 5%, quando poi le imprese italiane, che sono ovviamente state oneste, hanno pagato quasi il 50% di tasse. Quindi queste in difficoltà ovviamente per la crisi, per tutte le cose che ovviamente oggi si sanno, magari hanno dovuto fare ricorso a prestiti. Dobbiamo fare anche molta attenzione ad esempio a quelli che sono gli strumenti che si sono creati anche nel passato. Noi come UGL abbiamo protestato fermamente quando qualcuno da Roma aveva deciso di chiudere gli osservatori sul credito, che era uno strumento molto importante a livello di tutte le regioni, tutti i prefetti con gli enti preposti, la Guardia di Finanza, la Banca d'Italia, si facevano i controlli su come venivano erogati i prestiti e si andava a verificare se questi non venissero poi concessi. Quindi si faceva molta attenzione. Ebbene, qualcuno ovviamente pensò che il mercato era tranquillo e quindi non si avevano più queste necessità. La criminalità, abbiamo detto, è organizzata e cerca di entrare nel mondo del lavoro, specialmente nelle costruzioni, nel movimento terra, nel riciclaggio dei rifiuti. Dove c'è mano d'opera
ovviamente loro cercano di entrare. Perché? Perché gli ingenti quantità di denaro che loro hanno a disposizione devono in qualche modo riciclarlo, e riciclare bisogna anche cercare di non lasciare traccia. Molto spesso queste aziende assumono i dipendenti con contratti part time. Cosa significa? Assumono il dipendente con contratto part time e lo fanno lavorare a tempo pieno. La differenza viene pagata ovviamente in nero. La ricerca del nero è la via giusta per combattere ovviamente le mafie oggi. Dove c'è il nero ovviamente c'è la possibilità di essere più vicini a un'azienda che si è avvicinata, se non alla mafia, a qualcosa appunto di grosso, di illecito. Questa è una strada importante. Per assurdo, una delle problematiche che hanno i mafiosi oggi è proprio quella che magari vorremmo avere un po' tutti noi, no? Avere grandi quantità di denaro liquido, e quindi hanno per assurdo la difficoltà di spostarsi e fare operazioni anche di acquisto, perché devono pagare tutto in contanti. E questi contanti, ovviamente, girare con borse piene di soldi ovviamente comporta anche dei rischi. Abbiamo a volte appreso che ci sono stati dei pagamenti di partite di droga attraverso forniture di farina, di orzo e quindi materiali alimentari come merce di scambio. Questa è la situazione ovviamente che si sta creando e che in Italia ha delle radici abbastanza forti. Noi abbiamo una grossa difficoltà, perché molto spesso non abbiamo degli strumenti adeguati, abbiamo dei paradisi fiscali che sono anche molto vicini a noi, non dobbiamo cercare molto spesso nelle isole Cayman o i paradisi fiscali distanti, ma abbiamo vicino San Marino, abbiamo Monte Carlo, abbiamo la Svizzera. Per assurdo abbiamo anche la Lombardia, che non è un paradiso fiscale per quanto riguarda appunto nascondere i conti segreti, ma semplicemente per un calcolo matematico. Se voi vi andate a informare presso la Camera di Commercio, no? In Lombardia ci sono 800.000 aziende, ebbene l'Agenzia delle Entrate conta su 4.000 persone, di cui solo 2.000 dipendenti che svolgono la funzione di ispettori. Questo che cosa comporta? Che ogni ispettore dell'Agenzia delle Entrate deve da solo ogni anno fare un controllo su 400 aziende. Impossibile. Quindi oggi creare un'impresa e nascondersi in Lombardia ovviamente è come nascondere un ago in un pagliaio, e quest'ago purtroppo ce l'abbiamo molto vicino, inserito nel cuore dell'industria e dell'economia italiana. Quindi fare economia oggi, una sana economia, è il prerequisito per combattere la mafia, anche perché questa purtroppo incide troppo spesso sulla nostra economia, incide perché ovviamente cerca di intervenire controllando da una parte il territorio e non fa sviluppare il territorio, e quindi abbiamo delle grosse differenze ad esempio tra nord e sud, perché gli imprenditori del centro-sud oggi pagano una doppia tassa, pagano la tassa allo Stato e pagano una tassa alla mafia, e quindi hanno una capacità di impresa molto limitata. Noi dobbiamo intervenire in tutti i campi, dobbiamo intervenire proteggendo ovviamente una sana economia e la libera imprenditoria, dobbiamo proteggere le nostre forze dell'ordine, perché queste sono l'unico modo che abbiamo oggi, attraverso le forze dell'ordine si possono difendere appunto l'economia e gli imprenditori, perché se non c'è sviluppo economico ovviamente il terreno fertile della criminalità organizzata ci sarà sempre. Quindi dobbiamo continuare in tutti gli aspetti della nostra vita, dalla cultura con manifestazioni del genere fino ad arrivare a quello che è il controllo del territorio. Vi ringrazio.